La televisione sta cambiando in tutta Europa e quindi è necessario risintonizzare il televisore o il decoder HD. Cerca nel menu del tuo telecomando la voce impostazioni e seleziona la voce canali, poi sintonizzazione canali e attendi la risintonizzazione. La risintonizzazione è conclusa e puoi ora goderti la tua nuova TV digitale. Ricorda che dal 28 aprile Telemia si trasferirà sul canale 76 del digitale terrestre. Per ulteriori informazioni consulta il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it. Questo programma è presentato da i miei cari amici del 60 News, oggi nuova compagnia e che grande compagnia direi. Parleremo oggi, trascorreremo un'oretta insieme per parlare dell'alimentazione e dei disturbi gastrointestinali e con me ho la mia carissima Maria Grazia Vigliarolo. Ciao Maria Grazia, grazie. Grazie nuovamente per l'invito, è un piacere nuovamente essere qui con voi e parlare di alimentazione. E lo sai che è sempre un piacere poi dare sempre dei giusti consigli e avere delle dritte da te, perché no, siamo tutti con le orecchie aperte proprio per ascoltare bene. Abbiamo scelto insieme l'alimentazione e i disturbi gastrointestinali anche perché è proprio il momento, che ahimè in questo momento un po', diciamo, in tutto l'arco dell'anno, però in questo periodo in modo particolare. Quali sono i disturbi gastrointestinali, Maria Grazia? Allora, parto inizialmente nel spiegare l'idea di parlare proprio di questo argomento. Allora, tendenzialmente nel cambio stagione, come già abbiamo parlato in precedenza, si presentano un po' questi disturbi gastrointestinali, che un po' sarebbero quei disturbi che si verificano nella funzionalità proprio dell'apparato gastrointestinale. Sappiamo bene che è deputato alla digestione degli alimenti, all'assorbimento delle sostanze nutritive e dall'eliminazione dei prodotti di scarto proprio della digestione. Quindi praticamente vanno a colpire questi disturbi questa parte che è l'apparato gastrointestinale. Questi disturbi si possono presentare nella parte superiore e nella parte inferiore di questo apparato. Nella parte superiore possiamo avere dei disturbi quali per esempio il dolore toracico, il dolore addominale, la dispepsia, la disfagia, che nient'altro sarebbero quei dolori che si possono presentare. La disfagia, quella disturbo di non riuscire a deglutire bene, dispepsia, quel dolore che si presenta quando noi ingeriamo degli alimenti, cioè proprio quel dolore al centro del nostro sterno, che è come se fosse una sorta di qualcosa che ci schiaccia. E quindi sono un po' quei disturbi che si presentano nella parte superiore, come possono essere anche la gastrite, che va a colpire lo stomaco, come il reflusso gastroesofageo. Sono tutti quei disturbi che si possono presentare nella parte superiore del nostro tratto gastrointestinale. E poi abbiamo quelli del tratto inferiore, e parliamo essenzialmente della stipsi e della diarrea, che sono quelli comuni. Abbiamo la sindrome dell'intestino irritabile, la colite, le malattie un pochino più importanti come quella di Crohn e la rettocolite ulcerosa. Quindi in base alla si va a posizionare questo disturbo, possiamo avere diverse sintomatologie. Quindi ci rendiamo conto che sono tantissimi i disturbi a cui facciamo riferimento e che non è facile spesso classificare, perché ognuno può essere associato all'altro, perché come sintomi spesso si associano, come per esempio vediamo che la gastrite, che va a colpire essenzialmente la mucosa gastrica, può dare per esempio bruciore di stomaco, gonfiore addominale,
addominale, toracico, dolore addominale, che può essere associato anche al reflusso gastroesofageo, che reflusso noi pensiamo che sia essenzialmente un ritorno acido, sì, diciamo in gola di quello che noi abbiamo mangiato, ma si differenzia dal disturbo semplicemente dal rigurgito al reflusso, perché il rigurgito è un discorso, il reflusso quindi spesso e volentieri confondiamo le due cose, invece sono due cose totalmente differenti. Infatti vediamo che un conto è il reflusso, un conto è l'esofagite da reflusso. L'esofagite è nient'altro che è l'infiammazione dell'esofago causata proprio dal fatto di avere sempre questa risalita acida dei succhi gastrici, comunque di quello che noi andiamo a consumare nei nostri pasti. Quindi continuo rigurgito poi causa questa esofagite. C'è un'alimentazione proprio dettagliato che viene il reflusso, oppure ci sono alcuni, dipende ognuno per sé, questo riflusso che viene quando avviene, avviene per qualche determinato ingrediente che noi utilizziamo, oppure è proprio a sé per ogni singola persona di come noi, insomma, come ne risente il nostro corpo? Allora, considera che il reflusso ci possono essere delle caratteristiche funzionali oppure che diciamo siamo noi a causarlo. Essenzialmente può essere già una predisposizione genetica di insorgenza, ma può essere anche causata da quello che è la nostra vita essenzialmente. Cosa può essere la causa di un diciamo reflusso gastroesofageo? Fumo, a cattiva alimentazione, assunzione di bevande come zuccherine o acide, quindi in questo caso anche gassate e così via. Esatto, quindi il fatto di avere un'alimentazione scorretta che ritorna sempre ci può causare questo ritorno acido in gola. Praticamente sarebbe perché ritorna indietro, perché la parte finale dell'esofago praticamente non si chiude correttamente e quindi si ha una risalita acida verso la gola. Essenzialmente quindi dobbiamo andare anche, soprattutto in questo caso, a correggere l'alimentazione anche per un breve periodo, quindi considerando che già facendo due settimane in cui si controlla si hanno dei benefici. Quali possono essere? Alimentazione piuttosto semplice, quindi andare a ridurre tutte quelle cibi spazzatura, chiamiamoli così, quindi fritti, insaccati, formaggi grassi, quindi tutti quegli alimenti che possono essere molto elaborati, perché causano un rallentamento della digestione, quindi dobbiamo mangiare piuttosto semplice, quindi le preparazioni a tavola con meno condimenti, con meno cotture, quindi con un prodotto più naturale, piuttosto simile a quello che è il prodotto naturale. Maria, quindi, ma c'è un orario dove è giusto che bisogna cenare? Anche noi tendiamo, no? Soprattutto noi meridionali, tendiamo che se non sono le 9:30, se parliamo in estate, poi voglio dire ancora più lunga, però c'è un orario dove il nostro giustamente deve fare il suo corso e quindi deve avere un certo orario in modo tale poi che uno va a dormire con molta più serenità e non che ti rimane direttamente qualcosa nello stomaco? Sì, in teoria i pasti andrebbero, considerando che dal pasto al sonno notturno dovrebbe passare almeno, non dico 2 ore, ma almeno 1 ora e mezza, perché comunque in base a quello che noi consumiamo nel pasto hanno giustamente dei tempi di digestione diversa. Quindi se io vado a coricarmi, se io vado a cenare alle 9:30 e poi quando sono le 10 io sono sul divano e mi addormento, giustamente la digestione ovviamente è rallentata. Cosa comporta questo? Che per chi soffre, come dicevamo prima, di reflusso gastrico ha questa sensazione di ritorno acido che si può presentare come tosse, quindi tanti pazienti che soffrono di reflusso hanno questa tosse stizzosa all'improvviso nel sonno, si svegliano con questa tosse, oppure possono ritrovarsi il cuscino bagnato, quindi ritrovarsi che magari non volendo nel sonno uno non si accorge, ritrova il cuscino bagnato, oppure una sensazione di soffocamento anche, pure perché c'è questo ritorno. Quindi per chi soffre di reflusso gastroesofageo, ma bene o male per tutti, l'ideale sarebbe aspettare un'ora almeno e mezza, 2 ore dal pasto, ovviamente non dalla dal tavolo al divano, perché comunque se no li eviti per un altro motivo, voglio dire, alla fine qualunque sia. Quindi cercare, per chi soffre anche di reflusso gastroesofageo, di utilizzare una
comunque dei cuscini per mantenere comunque, ecco, per evitare una giusta posizione, esatto, eretta, per non ritornare, per diciamo ridurre questa sensazione. Tanto fa in questo caso, parlando in particolare del mio lavoro, il fatto del grasso viscerale. Ah, ecco. Quindi il fatto di avere un addome piuttosto globoso, quindi con una importante formazione di grasso viscerale che va a ricoprire un po' l'apparato gastrointestinale, può essere anche questo un effetto negativo nell'insorgenza di queste patologie. Infatti, per chi soffre di disturbi comunque di sovrappeso, comunque di obesità, spesso sono correlati dei disturbi gastrointestinali. Quindi diciamo che si accentuano più facilmente. Disturbi che, come dicevamo, si presentano più o meno spesso, ma in particolar modo in maniera acuta, perché per chi ne soffre ci sono delle fasi di acutizzazione e delle fasi di latenza in cui c'è, però in quel caso non ha una sintomatologia importante. Quindi nel cambio stagione però la fase acuta si ripresenta se i fattori sono sempre gli stessi, certo, ma se io evito i fattori scatenanti ovviamente la situazione può migliorare. Quello che noi dobbiamo pensare è che le patologie non sono per sempre, che l'idea sbagliata è quella: io ho il reflusso, come posso essere la stipsi, come può essere qualsiasi altra patologia, pensare che quella patologia me la porterò sempre. In realtà, certo, non è così. Quindi possiamo sempre cambiare i fattori scatenanti e cercare di trovare l'origine, non semplicemente curare il sintomo, perché ecco, essenzialmente che cosa si fa quando si ha i disturbi gastrointestinali? Si cura il sintomo, sì, come l'antiacido, l'inibitore di pompa protonica, quindi si vanno a prendere dei farmaci per tamponare. Alla fine, infatti, tamponi soltanto il problema, ma non vai in fondo a capire bene la natura e scoprire com'è che bisogna muoversi. Esatto, quindi io non vado a risolvere il problema, ma in quel momento mi serve tampolo, l'iperacidità, finisce là, ma non vado a correggere il problema iniziale, certo, che è una cosa che bisognerebbe sensibilizzare, perché purtroppo ancora ad oggi poche sono le realtà diciamo medico, comunque ospedaliere, che incitano una correzione dell'alimentazione in una maniera non superficiale, perché certo, spesso viene data in maniera molto superficiale, riduci questo, riduci quest'altro, certo, però in realtà andrebbe fatto un lavoro un pochino più accurato, perché dietro non, certo, è semplicemente una situazione del momento, questo sì. Sei molto chiara, lucidissima. Quali sono le malattie invece infiammatorie intestinali? Allora, qui dicevamo quelle più diciamo gravi sono la retticolite ulcerosa e il morbo di Crohn, che essenzialmente sono delle patologie che anche in questo caso hanno delle fasi acute, delle fasi di latenza, ma che danno gravi sintomatologie. Essenzialmente il sintomo primario è la diarrea, in una nel morbo di Crohn la diarrea continua, nel morbo invece, nella retticolite ulcerosa, la diarrea invece ha presenza di sangue nelle feci, quindi sono delle patologie. Quindi sono anche un po' dei campanelli d'allarme, esatto, giusto? Esatto, quindi per chi solitamente hanno una predisposizione molto genetica, queste due diciamo patologie importanti che colpiscono l'intestino, ma spesso si possono presentare e non è chiaro ancora come questo avvenga. Ma oltre a questo sono accompagnate da spossatezza, debolezza, dimagrimento importante. Improvviso, esatto, vero? Quelli sono anche degli altri campanellini, esatto, un pochettino d'allarme. Sì, lì sì, come indagine invece è tutta un'altra cosa, lì, giusto? Lì, ecco, parliamo di diagnosi per immagine, ma anche parametri ematici, questo sì, però anche in questo caso possiamo lavorare con l'alimentazione oltre le cure specialistiche. Ovvio, certo. Oltre sì, come avere un grande supporto. Esatto, giusto? Queste devono viaggiare sempre, in sintonia, non si può fare semplicemente, e per fortuna questo sta avvenendo. Prima si curavano essenzialmente con la terapia. Un po' il fai da te. Ma con le terapie farmacologiche essenzialmente. Okay. Ora invece spesso vengono anche a studio pazienti che soffrono di queste gravi patologie, che tengono diciamo a bada, tra virgolette, la situazione, le Ottimo. Fasi acute.
Oltre a questo abbiamo la classica colite, l'intestino irritabile, la stipsi, la diarrea che coinvolgono, come dicevamo, il tratto intestinale. Sì. In questo caso sintomatologia simile a quella che è la parte superiore, quindi possiamo avere sempre il famoso dolore. L'indice del dolore è una cosa importante perché in base a dove si localizza non riusciamo a fare diagnosi. Quindi dolore sta con l'infiammazione, certo. Quindi dove c'è infiammazione c'è dolore. In base a questa infiammazione dove è posizionata, noi possiamo avere il sintomo del dolore. Ecco. Quindi l'intestino irritabile, perché si chiama irritabile? Perché uno dice ma l'intestino irritabile, non si capisce da dove nasce questa parola, perché noi abbiamo un passaggio nella fase della malattia da stipsi a diarrea, quindi il paziente può avere delle situazioni in cui si ritrova una fase in cui soffre di stitichezza, un'altra fase in cui soffre di diarrea, quindi tu non capisci un attimino, ok, un po' confusionario come cosa. Esatto. Stipsi, che cosa intendiamo? Inizialmente la classifichiamo in base alla frequenza di evacuazione e poi anche alla formazione delle feci. Parliamo di paziente che non ha un'evacuazione di almeno 2-3 giorni, diciamo una stitichezza classica. Okay. E le feci, che sono delle feci dure, piuttosto sì, le chiamiamo piuttosto caprine verso quella formazione. Sì, sì, sì. Lo so che è un po' un argomento, però, però per descrivere un po'. Le diarree invece è la frequenza sempre dell'evacuazione che supera le 3 volte al giorno. In questo caso le feci da dure passano quasi a semiliquide liquide. Se non liquide del tutto. Sì. La fattore scatenante in questo caso sempre i fattori di rischio, che sono principalmente in questo caso, oltre all'alimentazione, lo stress. Ah, infatti tantissime, che ormai diciamolo è un compagno di vita, ahimè, dispiace dirlo, però in effetti è un grande compagno di vita lo stress. Esatto. E quindi comporta anche ad avere questo tipo di sintomi, di questa, insomma, questo sintomo. Sì, sì, perché comunque lo stress agisce sulla epitelio intestinale causando sempre queste contrazioni. Questo epitelio va a scatenare proprio questo movimento costante delle feci che non si ha. Io mangio ed elimino. Tante di queste persone che cosa succede? Nel momento in cui consumano un pasto devono correre al bagno perché non si ha il tempo, talmente veloce la motilità intestinale che non si ha il tempo di assorbire le sostanze nutritive di quello che si mangia. Infatti spesso chi soffre di questa tipologia di intestino irritabile in cui predomina la diarrea, vedi che sono persone piuttosto magre, fragiline, ma allo stesso tempo hanno un addome gonfio. Ah, ecco. Cioè, lo vedi piuttosto magrolini, spenti, con un colorito un po' pallido, però con un addome piuttosto gonfio, che va a caratterizzare un malfunzionamento funzionale dell'intestino. Spesso e volentieri chi ha questo problema di solito dicono che hanno problemi per quanto riguarda tipo il latte, quindi ci vuole l'alta digeribilità dei formaggi, è giusto, è vera come cosa, è veritiera? Perché ci sono persone che bevono il latte, mi viene così un esempio. E poi devono scappare necessariamente perché hanno questo fatto, questo sì. Da che cosa dipende? Anche per il tipo di alimentazione, sì. In quel caso cioè il latte, esiste l'alta digeribilità, no? Non voglio dire nessun marchio, però ci sono tante note marchi. In quel caso anche là il latte, voglio dire, sì, è può problema. Essere un fattore scatenante, perché comunque considera che siamo dotati dalla nascita di un enzima che è la lattasi, no? Che come qualsiasi mammifero si va a ridurre entro i primi 3 anni di età. Questo che cosa significa? Che si ha la ridotta possibilità di digerire il lattosio contenuto nel latte. Ci sono tantissime persone che sono carenti di questo enzima e quindi si ha una cattiva digestione proprio del latte. Ecco perché sono nati i latti alte digeribilità, latte senza lattosio, il latte viene consumato poco intero, viene più consumato parzialmente scremato, quindi per migliorare perché la digeribilità. Perché l'intero forse è quello un pochettino più grasso, giusto? Quindi, sì, dove tu hai tutto, dove c'è anche, se non è compreso il lattosio, quindi è un alimento piuttosto difficile per digerire in un uomo adulto. Quindi infatti. Ecco, poi considera in questo caso, parlando di intestino, che bene o male la situazione qual è? Da dove origina tutto questo patatrac di questa confusione? Essenzialmente da quello che è la disbiosi.
La disbiosi nient'altro sarebbe? Che nient'altro sì. che. Scusa l'ignoranza, di certe volte ti guardo, però a dire. No, che tranquilla. Tutto insegnamento. Considera che nel nostro apparato gastrointestinale sì. abbiamo il microbiota, che sono, ecco. Che sono tutti i batteri che colonizzano tutti i microrganismi che colonizzano tutto l'apparato gastrointestinale. Disbiosi che cosa significa? Una sovrapproduzione di batteri patogeni che sono normalmente convivono nel microbiota intestinale. Quindi essenzialmente la disbiosi è un'alterazione più di difficile questa. La parola che altro per capire. È un'alterazione batterica di iperproduzione di questi batteri patogeni. Okay. Essenzialmente siamo tutti disbiotici, questo perché. Quindi la vita che facciamo, come mangiamo, beviamo poco, chi fuma, chi magari beve parecchi caffè o comunque bevande nervine, alcolici, quindi sono tutte sostanze che alla fine o comunque la vita che facciamo che ci causa questa disbiosi intestinale. Quando si presenta questa situazione qua abbiamo tutta questa serie di disturbi gastrointestinali che si possono allargare dalla bocca fino all'intestino, ma si possono allargare anche alla pelle, al sistema nervoso centrale, a tutta una serie, alla celiachia, certo. al diabete, tutta una serie. Tutto da là parte, sembra strano, ma sì. da quello che noi mangiamo regoliamo tutto quello che in realtà vero. Poi è quello che e si mentre succede. Il microbiota invece che ruolo ha nei disturbi gastrointestinali? Allora, se noi andiamo a lavorare sulla, come dicevamo, quindi dicevo il microbiota, che è questo insieme di batteri, sì, ecco. patogeni e non, se noi andiamo a lavorare sulla sua composizione, ecco. andiamo a migliorare tutti quelli che sono i disturbi. Come possiamo agire sul microbiota? Attraverso l'assunzione di probiotici. Ecco. I famosi fermenti lattici, sì. comunemente chiamati fermenti lattici. Che adesso ad oggi sono comuni dappertutto, dai supermercati, con le bottigliette, i dodi, tutte le specie, fermenti lattici alla fine. Però perché non preferisco chiamarveli probiotici e non fermenti lattici? Perché tanti pensano che siano derivati del latte. Ecco, ecco. Ma quindi in effetti sì, lattici, latte. È una, sì, ecco. In realtà sono i lattobacilli, ecco. che è una famiglia che non c'entra niente del microbiota, ecco. che, quindi con il loro il nome d'origine i probiotici. Probiotici però bisogna stare attenti, certo. perché appunto ne troviamo dappertutto e di ogni tipo, quindi non è facile selezionare. Spesso troviamo 10 miliardi, 20 miliardi di probiotici, no. Perché in realtà devono essere comunque prodotti di qualità. Anche perché se io vado a prendere questo ammasso di batteri, che non so nemmeno se arrivano vivi, perché un buon probiotico deve arrivare vivo e attivo fino all'intestino. Ma consideriamo la barriera acida che abbiamo nello stomaco. Quindi uno sterminio praticamente. Ecco, quindi bisogna anche capire, sì, io assumo 50 miliardi di lattobacilli, ti faccio un esempio, ma poi arrivo neanche 100.000. Quindi è come se tutto quello che io ho assunto se n'è bello che è andato. E alla fine l'effetto finale è ben poco. È veramente ben poco, sì. Quindi bisogna anche stare attenti nella selezione dei probiotici, che sono quelli nient'altro che cosa servono a fare? Servono a ripopolare la flora batterica, quindi sì. pulire, tra virgolette. Soprattutto se non ero quando c'è la diarrea, no? In modo particolare, esatto, quando c'è esatto. tanta sudorazione, forse, no? Che comunque i sali minerali, o sbaglio, correggimi. Tranquilla, tranquilla. Non voglio rubare il lavoro. No, che non... è un po' complicato, ecco. come argomento, perché infatti. È molto ampio e dovremmo parlare veramente tanto, però bisogna pensare una cosa, essenzialmente partire da intestino, quindi quando la persona è davanti bisogna chiedergli. La prima cosa infatti che io chiedo è quella, come vai al bagno? Ah, cioè, ecco. Non è che io chiedo come mangi, infatti chi viene da me dice ma com'è che tu mi chiedi come vado infatti, al bagno? Infatti. In realtà io capisco tantissimo, perché se mi viene un paziente e mi dice guarda, io soffro di gonfiore addominale, ho una cattiva digestione, ho sonnolenza dopo mangiato, ho questa... flautolenza, questo borbolio, lo stomaco, tipo che la pancia, brontolio. Il brontolio sì. dello stomaco, sì. quindi tu da là
Hai già tutta una serie di segnali da cui partire. E come già si parte? Il paziente che è davanti è sicuramente un paziente che ha una disbiosi, come ti dicevo, intestinale. Perché partendo da lì... E in quel caso come bisogna intervenire? In quel caso parti con alimentazione che va ad eliminare tutta quella serie, diciamo per un periodo, di alimenti che possono causare un rallentamento della digestione. Quindi essenzialmente prodotti processati, molto complicati, come sì. possono essere come i prodotti trasformati, quindi andare a, in questo caso dove abbiamo problemi di digestione, invece che tutto integrale, andare a dosare anche qui le fibre. Ah, ecco. Perché spesso passiamo da 0 fibre a 100 fibre. A 100, è vero, quindi, non c'è una mezza misura, alla fine vai da uno opposto all'altro. È così, esatto, è così. Quindi così. Bisognerebbe in realtà cercare di utilizzare prodotti piuttosto naturali, quindi integrale ma che sia dosato, non tutto integrale. Frutta e verdura in quantità, che spesso è quella che ritrovo poco consumata, se no la ritrovo una volta al giorno, la sera se va bene, e frutta quasi zero, se no 2-3 volte a settimana. Quindi partendo dall'assunzione di maggiori alimenti vegetali, che già lì partiamo bene. Poi l'acqua, che bene o male la maggior parte delle persone non beve correttamente, se no vi parlo su 10 pazienti, 8 arrivano massimo al litro d'acqua. Quindi parliamo di una dose di acqua veramente bassa. Ma infatti dietro le quinte ti ho detto, Maria Grazia, ma è normale, perché non a tutti piace l'acqua ed è brutta come cosa, infatti pensavo di essere anormale, tanto è vero, ho detto, mi vergogno a dirtelo, però a me non piace l'acqua. Sì, invece sì, sostanzialmente sì. spesso e volentieri, come ti dicevo, sto cercando un attimino, perché comunque il diciamo che... La bibita, quella sì, più sì, utilizzata, sì, sì, sì. ahimè, non se ne dica, però tipo la Coca-Cola, perché è più zuccherina, perché sì. ti lascia quel... Sì. Invece è sbagliatissima come cosa, come tu dici. Quanta acqua bisogna bere per essere almeno durante la giornata? Guarda, considera 1,5 litri in media, 2, però per chi ha questa difficoltà a bere, io consiglio di andare graduale. In che senso? Non posso dire a una come te, no? Una paziente ecco. come te che viene e non beve mezzo litro, neanche mezzo litro di acqua al giorno, dirgli da domani beviti sì. 1,5 litri di acqua. No, perché capisco che devi comunque adattare questo certo. povero corpo disidratato assolutamente all'acqua. Sì. Quindi che bisogna fare? Andare ad assumerla gradualmente. Quindi aiutare il paziente a fargli capire con, attraverso i bicchieri. Scanalatura, sì. Quindi se io assumo mezzo litro di acqua al giorno, arrivare a 700, a 1 litro, a 1,2 litri, quindi in maniera graduale. Perché l'acqua stimola l'acqua, quindi una volta che io inizio a bere correttamente, l'acqua mi verrà naturale berla. Bravissima, viene in automatico, ma nello stesso tempo... ci si rende conto che anche la pelle in sé per sé si disidrata. Esatto. Non so se hai mai visto tipo le bucce d'arance, sì, sì, oddio sì. che ne hai viste, ne credo voglia, mi sono spiegata male, però io dire, ne sai, oppure tipo i buchini che succedono sì. nella pelle, questo sì. succede perché non bevi acqua o per altri quello motivi anche, a sé? Quello anche, può essere, può essere un fattore scatenante anche questo, perché considera che l'acqua è il solvente che elimina tutto ciò che è quello che gli scarti. Sì. Se io non bevo correttamente, allora io posso incidere sulla formazione della famosa buccia d'arancia, come dicevamo prima. Quindi il fatto di bere correttamente potrebbe anche aiutare certo. in questo caso la ritenzione idrica, perché è un tessuto essenzialmente infiammato quello che noi vediamo certo. a livello dei fianchi, delle gambe, quindi andando a bere correttamente oltre all'alimentazione facciamo un lavoro un pochino più oculato. Perfetto, è più dettagliato. Esatto. Posso esatto. farti una domanda? Certo. Se una persona fino, che ne so, all'età di 40 anni, che poi è sì. quel momento, no, dove si inizia la seconda vita, ha un'alimentazione che comunque alla fine che va in bagno, che ne so, ogni 3 giorni, facciamo sì. ipotesi, sì. e a 40 anni si trova con un po' di pancetta o con un po'... può cambiare tipo, dice, ma come? Io finora
sono andavo ogni 3 giorni, perché adesso mi vedo il pancione o che ne so, i fianchi più larghi? In questo caso è perché il metabolismo di una donna cambia e quindi in questo caso sta facendo un'evoluzione, o materialmente cambia qualcosa in noi, delle, non lo so in questo caso, perché ci sono persone che dice io ho sempre fatto così, adesso mi trovo con la pancia, adesso mi trovo un po' con i fianchetti. In quel caso pure i 40 può cambiare il metabolismo? Sì, diciamo che il discorso ormonale è un fattore molto importante. Considera che in base alla fascia d'età in cui ci ritroviamo una donna cambia. Essenzialmente dopo i 40 anni diciamo che ci avviciniamo in quella fascia di età che ci si prepara verso poi certo. Ai 50, verso la menopausa. Quindi si ha solitamente un inizio di rallentamento di quelle che sono queste capacità di smaltire meglio ciò che noi assumiamo, quindi il famoso metabolismo che si può rallentare in questo caso. La stitichezza si può verificare in qualsiasi momento della vita, non abbiamo un orario oppure cioè, una data. Nel senso, io sono stata sempre regolare, non vuol dire che sarò sempre regolare, oppure io ho sofferto sempre di stitichezza, allora me la porterò sempre. No, si può verificare in base anche delle situazioni particolari in cui si vivono in quel periodo particolare della vita. Spesso, può subentrare lo stress in quel caso? Certo. Il fatto magari di avere stress oppure di fare anche un lavoro sedentario, quindi di non fare un tipo di lavoro che ti aiuta. Il fatto di mangiare in questo caso poche fibre, perché spesso chi soffre di stitichezza è una persona che mangia poche fibre, che beve poca acqua, che fa i pasti essenzialmente in cui predominano i carboidrati e sono poche carboidrati, certo. Grassi sono pochi, vitamine, sali minerali, sono antiossidanti, quindi abbiamo una persona un po' che è quella che meno male purtroppo è la media oggi della donna che lavora, dell'uomo che lavora, che spesso soffre di stitichezza proprio a causa della stile di vita che affronta. Per avere una donna dopo i 40 anni non è come una donna a 20 anni che magari mangia allo stesso modo, bravissima, ma riesce a smaltire diversamente, riesce a metabolizzare meglio, a bruciare meglio ciò che mangia. Questo è vero. Questo è vero, però ciò non toglie che tutto può essere migliorabile. Non è un qualcosa che purtroppo si pensa che una volta che arrivi alla menopausa allora è finita, non dimagrisci più. Non è vero, assolutamente. È un falso mito che ci mettiamo forse noi personalmente, la media di noi è la media, le informazioni medie che arrivano è queste, quindi che è sbagliato, perché comunque già dire a una donna guarda ora che arrivi in menopausa avrai problemi di peso, ingrasserai, infatti. E quindi non è sempre così, è un discorso che se io riesco ad avere un'alimentazione bene o male corretta, bevo, comunque faccio un minimo di attività fisica, riesco tranquillamente a mantenere il peso anche in menopausa. Certo, si è più sensibile all'aumento, questo non, cioè non è una cosa constatabile, però non è per forza così. Che questo pensa. Bisogna, cioè sono delle cose che andrebbero sdoganate anche per far sentire meglio una donna e affrontare questo passaggio della vita in una maniera diversa e non con l'ansia che vivono. È perché vero. La media delle mie pazienti, per dirci, sono tutte donne che si preparano alla menopausa. Quindi sono quindi un po' in tilt e entrano esatto. Già prima di fasciarsi la testa, già ce l'hanno già fasciata prima di rompersela. Esatto. È così. E qui si è anche più sensibile a tutti quei disturbi gastrointestinali, certo. Che dicevamo, quel gonfiore che è una costante. Però Maria Grazia, preparati perché devo farti una domanda che secondo me tante persone a casa vorrebbero farti, quindi io te la faccio. Il gonfiore addominale dopo i pasti, come bisogna agirla con l'alimentazione? Dacci questa, illuminaci tu. Allora, iniziamo da masticazione, quindi ciò che noi mangiamo deve essere masticato correttamente. Non di fretta? Non di fretta. Non rilassatevi, cari amici, cercare di dedicarsi a questo pasto in una maniera più tranquilla. Oltre a questo, per chi soffre di gonfiore addominale, per un certo periodo sarebbe l'ideale ridurre la quantità di legumi. Ah! Perché avendo la cuticola esterna un pochino spessa si fa difficoltà a digerirla, potrebbe essere causa di gonfiore addominale, quindi di quell'azione fermentescibile per la digestione di questa buccia, quindi ridurre i legumi, assumerli magari decorticati, quindi cercare di
fare questa tipologia di passaggio. Per chi soffre di gonfiore addominale, assumere la frutta lontano dai pasti. Ah, ecco. Quindi magari consumarla dopo un'oretta, nel pomeriggio, metà mattina, perché avendo tempi di digestione più brevi rispetto a ciò che assumiamo in precedenza, certo, tendenzialmente dà quella sensazione di gonfiore, di cattiva digestione, come anche ciò che è crudo prima. In che senso? Ciò quando noi mangiamo un'insalata, quando noi cercare di mangiarla, per chi soffre di gonfiore addominale o comunque di disturbi gastrointestinali, di mangiarla prima, ad inizio pasto. Sempre per lo stesso discorso della frutta, perché ha dei tempi di digestione più brevi di 30 minuti rispetto a un piatto di pasta o la carne o il pesce. Quindi assumere inizialmente la verdura cruda, quindi dare un po' il senso di sazietà iniziale al pasto, perché essendo ricca di fibre, certo, inizia a darti un po' quella sensazione di sazietà, e poi assumere quello che è il primo, quello che è il secondo, quindi ci prepariamo poi ad assumere il resto. Però già in un certo senso, dici tu, lo stomacchino, dando già la verdura, si sente un po' sazio, quindi partiamo con una marcia a nostro favore, che può essere l'insalata, come può essere anche della verdura mangiata mentre si cucina. Quali sono i cibi pieni di fibre, come dici tu? Hai detto la verdura, quindi allora l'insalata? Frutta, verdure, cereali in generale, la frutta secca, quindi tutto ciò che è vegetale è ricchissimo di fibre. Quindi bisognerebbe assumere questi alimenti che, come ti dicevo, spesso vengono messi un pochino in secondo piano, che poi potrebbero, per esempio la frutta potrebbe essere inserita anche in altri contesti, come per esempio nella colazione. Ecco, vedi che noi di solito, la colazione per noi latte e biscotti, caffè, biscotti. Bravissima, sì, il cornetto, il cappuccino, sbagliatissimo. Però, magari sì, quel tipo ogni tanto, ma perché non aggiungere alla frutta? Della frutta a colazione, come per esempio del kiwi per chi soffre di stitichezza, che può aiutare ad eliminare una migliore evacuazione, oppure inserirlo nel pomeriggio, metà mattina, se non a fine pasto per chi non può assumerli, comunque inserirli durante l'arco della giornata, anche sotto forma di frullato, se non abbiamo questa cosa di volerla smangiare così com'è. Quindi possiamo anche trasformarla questa frutta o inserirla nello yogurt, per esempio. Cercare di arricchire quello che sono i nostri pasti anche con della frutta. Come possiamo aggiungere anche, per esempio, invece di andare a sgranocchiare patatine o il pezzo di pane e formaggio o di affettato prima di mangiare, perché magari spesso ci si arriva a casa super affamati. Quindi invece di andare su questo, mangiare delle verdure crude, per esempio, lasciarsi nel frigorifero delle carote sbucciate, per esempio, può essere una soluzione, di sgranocchiare delle carote prima, quindi ho già la mia quota di fibre, di vitamine, sostanze antiossidanti, sanitarie. Le carote fanno bene? Esatto. Specialmente in questo periodo per la bronzatura che ci prepariamo. Quello in modo particolare. Poi possono fare in varie salse, la giuria di tutto e di più. Io consiglio a chi magari ha poco tempo a disposizione di sbucciarsi un po' di carote, metterle in un contenitore con dell'acqua, e queste carote si conservano anche 5 giorni già sbucciate. Addirittura, bene, visto, questi sono piccoli trucchetti che la nostra dottoressa del cuore ci dà alla fine. Sì, che sono pratici, specialmente per chi magari non ha tanto tempo, però che arrivi e ti mangi una carota oppure un cetriolo oppure dei fino, cioè così, certo, appena arrivi e non vai a quello che è quella smania di andare prima, a quello che trovi prima e boom. Ascolta, per invece le rape rosse, non so se le hai mai viste frigo, in quel caso lì cosa ci consigli? Perché di solito, per esempio, spesso e volentieri adesso una consulenza mia ci sono. In quel caso le rape rosse di solito, sai, si mette l'olio, un pochettino di menta con l'aglio. Questa è una ricetta tipica pugliese e barese che mi hanno insegnato i miei suoceri. E in quel caso le rape rosse, che cosa? Quelli possono essere un ottimo contorno, perché considera che sono quel colore rosso, sono delle sostanze antiossidanti molto importanti che combattono l'invecchiamento, quindi i radicali liberi, e hanno un'azione proprio antitumorale, quindi possono essere inseriti all'interno o da sole,
quindi fatte così come se fosse un carpaccio di rapa rossa con i vari condimenti e le erbe aromatiche, oppure aggiunte alle insalate. Ah, ecco, pure. Quindi arricchire delle insalate, per esempio la rapa rossa si sposa benissimo con la valeriana, con la rucola, il songino. Io devo essere sincera, non la conoscevo, per me era tutto nuovo. Poi ho visto proprio nel banco frigo, ma tuttora nei supermercati, che poi tra l'altro quando lo prendi ti macchi tutto, allora un pochettino. Però invece sono molto gustosi, sono buoni. Io spesso e volentieri li abbino proprio un po' all'estate, no? Tipo, sì, è vero. I colori dell'estate. È un piatto tipico, pure comunque leggero, ma nello stesso tempo, voglio dire, antitumorale, come hai detto anti-invecchiamento. Ma certo. Visto che bello. No. Tutto ciò che vedi del mondo vegetale ha un'azione proprio antinfiammatoria, antitumorale, anti-invecchiamento, e quindi ha un'azione molto importante nel combattere quelle patologie classiche che portano all'insorgenza dei. Poi quei prodotti a chilometro zero ancora di più. Esatto. Quelli sono proprio. Sì. Che poi chilometro zero. Dice, per far capire alle persone, si intende la produzione di quel produttore del consumatore, ecco. Di questo passaggio qua, quindi non si hanno tutti quei passaggi che per arrivare al supermercato, quindi tendenzialmente un po' quello che arriva al mercato o quello che tu vai direttamente ad acquistare dal produttore. Infatti, e lì vedi ovviamente le fragole giganti che adesso vedi al supermercato, o le mele lucide che ritrovi. È vero, quella di Biancaneve, è vero. Abbiamo parlato anche di Stipsi, volevi aggiungere qualche altra cosa per quanto riguarda proprio la Stipsi con l'alimentazione? Allora, considera che, come vi dicevo prima, il kiwi può essere un'alternativa, l'assunzione di fibre anche sotto forma di crusca d'avena, per esempio, aggiunta alla nostra colazione, per esempio nello yogurt o comunque con il latte, come se fossero dei cereali, in questo caso vale il discorso delle fibre, quindi assunzione di ciò che è vegetale e di frutta, e in modo particolare l'acqua in questo caso. Ottimo. Quindi in questo caso l'integrale può essere di aiuto, sempre quei 30 grammi al giorno di fibre, senza esagerare, perché aiutano la formazione delle feci morbide che tranquillamente possono essere poi eliminate. Però è importantissima in chi soffre di stipsi, in questo caso è molto l'acqua e ciò le fonti vegetali che vengono assunte, oltre al fatto del movimento, perché il movimento stimola. Non dimentichiamolo mai che quello fa sempre bene, pur un'oretta se ci si fa. Già basterebbero 150 minuti alla settimana, nient'altro che quei 20 minuti, 30 minuti al giorno, che sarebbero niente. Veramente, cioè lasciare niente. La macchina e fare magari le commissioni che riusciamo a fare a piedi, e già basterebbe minimo quello. Ma speriamo che questo tempo ci lasci anche un attimino respirare, perché veramente non se ne può più, ma veramente sembra poi fatta apposta sabato e domenica nel weekend. Sì. Sembra proprio una macumba, proprio, è vero? È vero. Ascolta, invece ti volevo chiedere, perché si dice spesso il nostro intestino sia il secondo cervello? Considera che nel nostro intestino risiede proprio un vero e proprio sistema nervoso autonomo, così, dove si producono tutta una serie di neurotrasmettitori che vanno a comunicare col sistema nervoso centrale, tra cui la serotonina, che è la famosa neurotrasmettitore della felicità. Sì, ne abbiamo parlato. Se tu ci pensi, quando tu stai male a livello intestinale, stai male a livello proprio psicologico. È vero. Se tu invece hai un intestino regolare e la pancia è sgonfia, quindi non hai cattiva digestione, tu ti senti bene e affronti la giornata diversamente. Perché? Perché come messaggero il nostro intestino agisce anche a questo livello, a livello psicologico, dandoti questa sintomatologia. Influisce proprio. Esatto. Perché sono in comunicazione l'uno con l'altro. Quindi tu hai questo asse intestino-cervello in cui sono sempre dei segnali che il corpo ti dà. Guarda, io sto male, di conseguenza tu come segnale lo recepisci in maniera di irritabilità, mancanza di forze, spossatezza, mancanza di concentrazione, che uno non pensa magari sia associato a livello intestinale, ma che l'intestino dà come ulteriore messaggio questo.
quindi ha questa diciamo intervallo uno con l'altro, sì, che ti causa proprio questa sintomatologia che spesso è causata dalla, partendo dall'intestino, quindi è come se fosse un messaggero delle parti basse. Perfetto, bellissimo. Quindi ecco, se noi curiamo il nostro intestino è come se in quel caso curassimo anche la nostra mente, perché tutto ciò, se il nostro intestino lavora bene, quindi non ha tutta quella carica di tossine, i batteri patogeni sono controllati, riesce a digerire quello che gli viene proposto ed assorbire quello che gli serve, produce le sostanze che gli servono a stare bene, ovviamente ne risente anche il nostro umore. Ho che capito. Sembra strano, ma in realtà è così. È così. Quindi lavorano come se fosse una sinergia, come tutto il nostro corpo in sinergia. Non dobbiamo pensare gli organi come se fossero divisi tra di loro. Purtroppo oggi si cura l'organo, ma non si pensa che intorno a quell'organo c'è tutta un'altra serie, certo, di organi. E purtroppo questa è la medicina attuale, viene meno in questo caso. Invece dovrebbe farsi una medicina di insieme, quindi curare il paziente a 360 gradi. Perché se viene un paziente e mi dice: guarda, sto giusto, ho battuta, non capisco da come... Anche da la depressione può anche originare dall'intestino. Sì, sì. Quindi ecco, se io ho un intestino con, come dicevo, con una flora batterica intestinale alterata, anche incide anche sulla depressione, incide sull'obesità, incide sul diabete. Però quando ci si dice che è una macchina, il nostro corpo fondamentalmente è una macchina. È una macchina perfetta che dovremmo avere più rispetto nella curarla, come curiamo le macchine, quindi mettiamo l'olio nel momento giusto, il gasolio, la benzina, quello che sia. E lo stesso dovremmo fare con la nostra macchina, invece spesso e volentieri la utilizziamo ma la curiamo veramente poco e non l'ascoltiamo soprattutto, perché è perfetta, perché là ci dà sempre dei segnali, ma spesso non li spegniamo. Ecco. Quindi dobbiamo cercare di riattivare e pensare a quello che sono i segnali che il nostro corpo ci dà. Vedi il malessere che hai, ecco perché è necessario, ti parlo del mio lavoro, fare tutta quelle serie di domande prima affinché tu riesci anche ad aiutare il paziente, perché nel momento non soltanto tu gli dai un piano alimentare che gli permette comunque, sì, di avere benefici a 360 gradi, ma il paziente visualizza quello che è la sua situazione attuale. Certo. Cosa che magari non gli era chiara, ed impara e visualizza anche come mangia, perché se tu chiedi a un paziente alla sprovvista come mangi, ci pensa, e non come? Riesce subito a dirti: guarda, a colazione mangio, sì, questo. Sì, 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 bello. No, e spesso devi fargli fare un discorso di diario alimentare, perché è difficile, sembra banale, ma quando tu vai a chiedere a una persona come mangi, con che frequenza mangi le verdure, con che frequenza mangi le cose, non te lo il sa dire. Il buio più totale, è vero. È vero. È e vero, quindi vero. Serve pure a fare è vero, luce. Non hai quella prontezza, quel flash, ma so, mentre tu parlavi io stavo pensando, infatti in effetti ho avuto un blackout e dico... Aspetta, quindi sì, hai sì, perfettamente sì, sì. Ragione. È il blackout che si verifica sempre, ma che è importantissimo fare, ecco perché, lasciando stare, cioè uscendo fuori un po' dal discorso, è importantissimo passare il messaggio che la nutrizione è la base, come anche di tante altre cose, certo, di tantissime malattie. Non è semplicemente cura medica, ma la nutrizione, brava, è quello che noi diamo al nostro corpo, quindi dobbiamo partire da lì. La figura del nutrizionista non deve essere semplicemente vista come quello che fa fare la dieta per dimagrire, certo, ma va vista anche sotto questo aspetto, perché va a curare con la nutrizione quello che ha davanti, certo, quindi anche patologie, e non come? Semplicemente una perdita di peso o un aumento di peso. Brava, è vero, è vero, hai ragione. Fame emotiva, dove nasce e come gestirla? Questa è una bella domanda. Oh mio Dio. Allora, il mi 100%, tengo la testa, diciamo il 100% delle persone soffre di fame emotiva. Ecco. Quindi, uomini, donne, bambini, tutti, qualunque senza distinzione di età. Ok. La fame emotiva è differente dalla fame fisica. La fame emotiva mi richiede di soddisfare immediatamente quella voglia, rispetto alla fame fisica, che è la fame quella naturale in cui, certo, ho delle carenze e vado a soddisfarla. La fame emotiva è essenzialmente su quei cibi che mi danno benessere, che mi danno quella sprint di serotonina che mi fa stare subito bene. Cosa sono questi alimenti? Dolci,
cioccolato in particolar modo, oppure patatine, snack salati, alimenti un che mix. Hanno grassi, sale e zucchero, che mi danno subito quella sensazione di benessere. Sì. Solitamente perché insorge la fame emotiva? Per stress principalmente, per ansia, mancanza d'affetto, per ansia. Vero? Quindi noia anche. Pure? La noia che è regnato per tutto il periodo del Covid, della chiusura. Nei secoli dei secoli. Perché in quel caso lì la noia è stata la causa scatenante della fame emotiva. Sì, infatti. Tanti hanno preso peso proprio per questa sensazione continua di mangiare qualcosa, certo, che ti faccia stare bene. Certo. Quindi di fame emotiva si può soffrire in maniera più o meno grave. Non è facile gestirla. Non lo è, vero? Non è facile gestirla, bisogna lavorarci un pochino su. È diverso per chi magari ne soffre occasionalmente, perché magari ha avuto una giornata quindi è un po' stanco e quindi ha quei 5 minuti e ci sta e ha voglia di quella cosa dolce. La fame emotiva invece patologica, in quel caso parliamo di persone che hanno continuamente questa smania di mangiare senza motivo e mangiano quantità di cibi incontrollata. Sì. Quindi non hai un freno, quindi potresti. Ma lo sai, Maria Grazia, che appunto l'altra sera, proprio mentre stavo andando a dormire, sai, un po' ti accendi la TV. Sì. E ho visto proprio un programma che parlavano proprio che c'erano, vabbè, sicuramente erano persone comunque obesi, quindi con una malattia, dove facevano comunque una cura, ma avevano una fame veramente ossessiva, che mangiavano tutte le ore, quando, e soprattutto cibi spazzatura, che lì, non so se ti è capitato di vederlo, quel programma. Sì. E mi ha segnato tanto, e ho detto, mamma mia, ma come fanno? Perché è una smania proprio di mangiare. Sì, sì. Quella fame. Sì, è una fame incontrollata. Incontrollata. Che tu non riesci a fermarti. È vero, non riesci, ma perché cosa avviene? Ma perché c'è una malattia specifica o perché, non lo so, veramente la depressione? Solitamente quando è così ci sono dei traumi dietro. Ah, ecco. In quel caso ci possono essere dei traumi familiari. Ah, ecco. Dei traumi di violenza, dei traumi anche di bullismo. Perché in effetti era una fame, cioè ripeto, compulsiva, se si può chiamare così. No, è una fame compulsiva, effettivamente tu là, finché non finisce quella sensazione, tu hai proprio questa fame continua. Tu potresti mangiare un chilo di gelato in quel momento, o un pacco di patatine gigante, o un pacco di brioche, quindi tu là non hai il freno. Brava. Però poi ti rendi conto quando stai male e poi scaturisce in senso di colpa. Certo. Quindi in questo caso, in cui vediamo che non è la classica fametta in cui la giornata non ti annoia, ma in questo caso in cui abbiamo queste situazioni importanti, lì gioca un ruolo importante la psicoterapia. Ecco. Perché là finché è occasionale, quindi si tratta semplicemente di un disturbo dato da un po' di stress, di ansia, certo, quindi vai a lavorare sulle distrazioni, cercare di, quando mangi, visualizzare il cibo, gustare il cibo e renderti conto di quello che stai mangiando, o comunque fare delle attività che ti permettono di distrarti, allora lì puoi agire sulla fame emotiva. Ma in quel caso in cui parliamo di una fame emotiva molto importante e frequente, è importante il supporto psicoterapeutico. Ecco, in quel caso è importantissimo un supporto, assolutamente. Sì, sì, sì. Che poi, ecco, questa è un'altra cosa che volevo dire, non bisogna vergognarsi di curarsi la mente. Cioè, al di là del nutrizionista è importante anche la psicoterapia. Certo. Perché secondo me devono viaggiare entrambi, vero? Esatto. Perché se tu hai buona volontà, però non ci sei con la testa, brava, poco conta. Perché spesso i percorsi nutrizionali falliscono proprio perché ci sia questo malessere psicologico. Certo. Quindi tu puoi dare al paziente tutto ciò che c'è di più bello e di diete, quello che possiamo inventarci, però poi non riesce a seguirla perché ha proprio questo malessere psicologico. E qui gioca un ruolo fondamentale questo passaggio. Ecco perché non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto, perché spesso si pensa di poter fare tutto da soli. Invece chiedere aiuto non è sbagliato. Assolutamente no, ma stai scherzando. Affronti la vita diversamente, l'affronti meglio. E poi avere un supporto ci sono anche per questo. E spesso, per esempio, come psicologo, vai dal psicologo come se fosse un'offesa.
diceva: ah, sei pazzo, no, la psicologia è tutto un altro pianeta, che poi la psichiatria è un altro fattore ancora differente, e si devono distinguere le due cose. Siamo in super chiusura, però una domanda te la voglio fare. Quando si parla, ho un po' di colite, come sai che si dice, ho un po' di colite, allora, come agire con l'alimentazione? Allora, in quel caso, si dice, no? Sì, la colite è classico, nell'ordine del giorno. È classico, però ecco, spesso viene confusa con l'intestino irritabile. Bravissima! Allora, colite, colon che va a colpire il colon, solitamente si presenta con dei crampi alla parte bassa dell'addome. E diciamo io che secondo me fanno un po' di confusione. Sì, sì, perché giustamente, come vi dicevo, i disturbi sono difficili da diagnosticare. In quel caso invece bisogna controllare le fibre, che spesso si abusa di fibre, quindi si hanno queste sorte di crampi addominali che poi si sfogano in delle scariche. Quindi in questo caso bisogna c'è una dieta che viene spesso utilizzata in questi casi, che è la dieta FODMAP. Ah, che va a ridurre tutti quegli zuccheri, chiamiamoli così, che possono causare la fermentazione e mi possono scatenare eventi come la colite, come l'intestino irritabile. Lì è un altro insomma, sì, è veramente vasto. No, è vastissimo, ma comunque bisogna, ricordiamo, bisogna controllare l'assunzione di verdure e frutta che vanno assunti quotidianamente, inserire nella propria alimentazione anche l'utilizzo della frutta secca, anche in questo caso utilizzare l'integrale in maniera calibrata senza esagerare, quindi parliamo di 30 grammi di fibre al giorno, preferire carni magre, pesci magri, formaggi in base alla situazione in cui abbiamo davanti, ma preferire formaggi o magri o dei lattosati in base alla situazione. I legumi assumerli, ma nel caso in cui abbiamo gonfiore addominale preferire i legumi decorticati o passati, e comunque avere uno stile di vita attivo più possibile, idratazione e meno stress possibile, cercare meno di stress, ritrovare un po' di è più difficoltoso, però Maria, dove ti possono trovare se qualcuno vuole una consulenza, la qualsiasi cosa? Puoi dirci un attimino i tuoi recapiti, i tuoi posti, dove sono, in modo tale da aiutare la gente, se vogliono pure, sai, siamo nel periodo della prova costume, mettiamola così, e comunque sai, un pochettino vogliamo metterci in forma, dove possiamo trovarti? Allora, qui a Roccella, in lo mio studio principale, in via Enrico Fermi 12, qui a Roccella, poi allo studio medico Gnutta a Caulonia, e a Girifalco centro estetico Katia. Ma mi possono scrivere anche su Facebook. Hai la pagina? Come, sì, MV Nutrition, nutrizionista Vigliarolo come pagina. C'è anche il profilo mio personale, nella quale, comunque su scrivendo Vigliarolo, dottoressa Vigliarolo Melegazzi, biologa nutrizionista, si trovano tutti i recapiti possibili, immaginabili. Perfetto. Chiudiamo, qualche piccola pillola ce la puoi dare di saggezza, così buttata giusto due secondini, salutare giusto delle buone regole, almeno che siamo alle porte dell'estate, almeno si spera con questo tempo che non si vuole decidere. Il mio consiglio è non fare digiuni, non fare il fai da te, non ridurre pasta e pane semplicemente per dimagrire velocemente, non utilizzare a caso integratori o preparazioni alternative per dimagrire, ma se ci si sente un po' insicuri, affidarsi a un nutrizionista, dietista, dietologo, chi che sia, e affrontare questo periodo con più serenità. L'alimentazione corretta deve prevedere tutti gli alimenti, senza esclusione di nessuno, in maniera controllata. Quando io mangio tutto nelle giuste quantità, mi muovo e bevo correttamente, io non ho bisogno di stratagemmi o di strade alternative, ma affidarsi solo a persone qualificate, che spesso purtroppo oggi andiamo a vedere tutto una serie di ricerche verso queste alternative un po' veloci, ma che in realtà veloci non sono, perché poi chi perde con queste soluzioni alternative acquisterà quello di prima e quello di dopo. Esatto. Grazie. Grazie, siamo in chiusura, grazie di cuore, grazie infinite, alla prossima sicuramente, perché le ingaggeremo sempre. Maria Grazia mi guarda in maniera maliziosa, ma è così. Grazie ancora, grazie Mari. Grazie a te, grazie. È stato un piacere. Il piacere è tutto mio. Grazie anche a voi a casa, alla prossima dal 60 News e da Raffaella.
Questo programma è presentato da... La televisione sta cambiando in tutta Europa. Dal 9 al 29 aprile tutte le programmazioni regionali trasmetteranno su nuove frequenze. Telemia trasmetterà con maggior copertura in tutto il territorio calabrese e si sposterà sul canale 76 del telecomando, come i nostri canali extra che troverai sui canali 99 e 199. Sarà necessario risintonizzare i televisori e i decoder. In caso di problemi di ricezione, si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna. Per maggiori informazioni, visita il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it.